Daniel, Tiger è qui con te. Eri un cucciolo davvero carino, non trovi? Ma ora che stiamo aspettando l'arrivo di un nuovo membro, tu diventerai il fratello maggiore. Contiamo su di te. Tutti possono aiutar in famiglia, sai. Tutti possono aiutar in famiglia, sai. Ma come posso aiutarvi? Forse potrei tenere in braccio il piccolo. Ecco, prendi, prova con Tiger. Quando sei seduto devi tenerlo esattamente in questo modo. Non è difficile. Wow! Tu sapevi che un cucciolo si poteva tenere in braccio così? Ora che hai imparato, potrai aiutarci a cullarlo. È un compito molto importante. Beh, penso che me la caverò come fratello maggiore. Oh, io e papà ti vogliamo tanto bene. Ci sarai di grande aiuto, Daniel. Vi voglio bene anch'io. Nella culla andavi a dormire, ma ora mi rifaccio il letto. Prima molto piccolo eri tu, ma ora son cresciuto e addosso. Tutti possono aiutare in famiglia, sai. Se siamo insieme ci aiutiamo, dai. Sul tuo seggiolone mangiavi, ma ora apparecchio per mangiare con voi. Tu gattonavi da piccino, ma adesso corro e apro la porta a te. Tutti possono aiutare in famiglia, sai. Se siamo insieme ci aiutiamo, dai. Possono aiutare in famiglia, sai. Se siamo insieme ci aiutiamo, dai. Piacerebbe tanto anche a me avere un fratellino o una sorellina. Posso venire a trovarvi quando nascerà? Ok. E tenerlo in braccio e giocare con lui e dargli da mangiare e vestirlo. Allora, diciamo che potrai venire a trovarlo tutte le volte che vuoi. Grazie, Daniel Miau Miau. Sarai un ottimo fratello maggiore. Grazie, Caterina. Stiamo preparando la stanza del mio fratellino. Ti andrebbe di vederla? Seguimi allora. Guarda, papà dipinge le pareti. Sono bellissime. Al cucciolo piaceranno un sacco. Ciao, ciao, amico. L'ho aiutato anch'io, sai. Grazie, Daniel. Di niente. Hai visto quel fiore? Sono stato io a disegnarlo. Facciamo qualcos'altro. Che cosa potrei aggiungere oltre ai fiori? Che ne dici di un bellissimo sole giallo? Mi aiuterai a dipingere il sole? Meglio indossare il grembiule. Papà, posso fare anche un sole sulla parete? La trovo un'ottima idea, Daniel. Mi serve la vernice gialla. Disegneremo un grosso cerchio per il sole. Pronto? Un grosso cerchio giallo. Fatto. E adesso mancano soltanto i raggi. Disegniamo delle linee, così. Ho finito, ecco il sole. Wow, ehi, Daniel, quel sole è molto luminoso. Senza di te non sarei mai riuscito a decorare tutto. Grazie. Tutti possono aiutar in famiglia, sai. Che bella canzone, papà. Secondo te sono un bravo aiutante? Tutti possono aiutar in famiglia, sai. Tra poco non saremo più solo noi tre, perché la mamma ha un cucciolo in pancia. Sì, ma dovremo aspettare il suo arrivo. Il mio Daniel. Ha fatto un ottimo lavoro. Non potevamo desiderare aiutante migliore per ultimare la stanza. Grazie, mamma. Ci siamo impegnati molto. Posso sedermi in braccio? Certo, devi solo fare attenzione, Daniel. Oh! Ehi, perché sono scivolato? Non capisco. Sei scivolato dalla gamba per colpa del pancione. Perché non ti accucci qui vicino a me, ti va? Oh, sì. Mi piace la tua idea. A volte sento il piccolo che si muove. Ora sta scalciando. Ciao, ciao, cucciolo. Sono Daniel, tuo fratello maggiore. Ti sto aspettando e quando nascerai io mi prenderò cura di te. Tutti possono aiutare in famiglia, sai. Credo gli piaccia sentirti cantare. Chissà cos'altro potrebbe piacergli. Beh, forse gli piaceranno i libri e tu potresti leggerglieli. Come Tiger la tigre esploratrice? Sì. Tiger la tigre esploratrice! Benvenuta nella tua nuova casa. Ti piacerà vivere qui.
Taghi ti manda tanti baci. Daniel, non dimenticarti del regalo per la tua sorellina. Grazie, nonno. È il momento giusto per darle il mio libro preferito, la musica di Margaret. Ho preparato una cosa per te, chiudi gli occhi. Sto piangendo di nuovo. Mi sa che non riuscirò a darle il regalo nemmeno questa volta. Papà, perché Margaret piange così spesso? Beh, lo fa perché vuole comunicarci qualcosa. Per esempio... Credo che adesso abbia bisogno di essere cambiata. Vedi, Daniel, la tua sorellina è ancora un cucciolo e i cuccioli non sanno parlare. Spetta ai grandi capire le loro necessità. Dalla mele cambia subito il pannolino. Posso aiutarti? Ma certo, Daniel. Andiamo nella sua cameretta, ti faccio vedere come si fa. Vieni. Questa è la tua stanza, piccola Margaret. Vedrai, è facile. Eccoci qua. Molto bene. Ora togliamo il pannolino sporco. Oh, ma come sei brava! Sei proprio brava! Ora ferma così. Ecco, prendi questo. Grazie, mio piccolo aiutante. Ora siamo belle pulite, vero? Ta-da! La mia piccolina, oh! Adesso che l'hai cambiata è più felice. Oh, sì! Il pannolino nuovo ha fatto la magia. Non è vero? Allora andiamo a prendere il libro La musica di Margaret. Vieni con me. Trovato! Non vedo l'ora di darlo a lei. Questo è per te, Margaret. Oh no, ha ricominciato a piangere. Ora che cos'ha? Non ne ho proprio idea questa volta. Ha già mangiato e ha già dormito. L'abbiamo anche appena cambiata. Giusto, l'abbiamo anche appena cambiata. Quindi, oh, non capisco perché pianga. Se piange perché ha bisogno di qualcosa. Dimmi, secondo te, come posso aiutarla? Che cosa potrebbe volere? Forse me, il suo fratellone! Potrebbe essere, Daniel. Ascolta, Margaret, questo è un regalo per te. È un libro. E quando ero piccolo come te, era il mio preferito. Ok, adesso leggeremo la storia insieme. C'era una volta una piccola tigre di nome Margaret. Amava talmente tanto la musica che suonava ovunque andasse. La musica era dappertutto. Guarda, le piace. Sta funzionando. Margaret suonava il pianoforte al parco giochi. Puoi aiutarmi con la parte strumentale? Plin, plin, plin. Plin, plin, plin. Margaret suonava il flauto alla fattoria. Firufi. Firufi. Margaret suonava la tromba nella vasca da bagno. Pere, pere, pere. Pere, pere, pere. Anche la notte era costellata di musica. Prima che arrivasse il sonno profondo, una ninna nanna cullava i suoi sogni. Lo sai, farai bei sogni come te. E dopo questa bella canzone si addormentava. Hai visto? Ha smesso di piangere. Aveva proprio bisogno di me, il suo fratello maggiore. Naso a naso, piccola Margaret. Ciao, mamma. Ciao, ciao. Ciao, piccola Margaret. Ti ricordi? Sono il tuo fratellone. Cucci, 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 cucci. Ottimo tempismo. La cena è pronta. Lavati le mani e siediti a tavola. Ok. Lava, lava, lava. Asciugo le zampe. Sono pronto. Ti aiuto ad apparecchiare? Sì, mi faresti un grande favore. Grazie, mio piccolo aiutante. Dello spezzatino per me, dello spezzatino per te e un piatto di spezzatino anche per la mamma. Grazie. E pure di piselli per Margaret. Ha un aspetto così di pure. Mi dispiace, sorellina, ma lo spezzatino è solo per grandi tigri proprio come me. È in arrivo la tua pappa, da brava, apri bene la bocca. Mamma, sai che mentre giocavamo agli esploratori mi è venuta in mente una storia grandiosa, posso raccontartela? Un attimo solo, Daniel. Ok, ho immaginato di scalare una montagna altissima. Oh, un momento, Daniel, Margaret ha fatto cadere il cucchiaio. Mamma, ascoltami, ti sto raccontando la storia. La mamma è impegnata ad accudire la piccola, ma voglio che ascolti anche il mio racconto. Ecco fatto. Cosa dicevi, Daniel? Ok, ti stavo dicendo che immaginavo di scalare una montagna. Quando sulla cima... Oh, oh no! Aspetta, Daniel, Margaret sta combinando un disastro. Meglio andare a prendere un asciugamano. La mamma deve ancora occuparsi della piccolina. Però,
così non ascolta me. Ok, pasticciona, adesso ci diamo una bella pulita. Ecco la pappa. Mamma, 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 mamma! Oh, sì, Daniel, lo so, hai una cosa molto importante che devi raccontare. È vero! Sto cercando di raccontarti una storia avventurosa, ma tu continui a pensare solo a Margaret. La mia storia non è abbastanza interessante per te? Oh, certo che la trovo interessante, ma devo aiutare Margaret a mangiare. Lei non è ancora capace di farlo da sola perché è piccola. Credi di riuscire a trovare un po' di tempo per ascoltarmi dopo che avrai finito di darle la sua pappa? Un po' con me e un po' con lei. Non vedo l'ora. Mi racconterai la tua storia non appena avremo finito. Magari mentre aspetto potrei aiutarti a dare da mangiare a Margaret. È un'idea eccezionale, sarebbe fantastico. Ehi, Margaret, prova a fare così. Gnam! Ah, gnam! Ci sei riuscita, sei bravissima, te l'ho insegnato io. Hai visto anche tu, vero? Molto bene, Margaret, hai finito tutta la pappa. Oh, eccomi qui, Daniel, pronta ad ascoltare la tua storia. Un po' con te e un po' con lei. Ok, allora io ero una tigre esploratrice. Mi trovavo nella giungla e stavo scalando una montagna grandissima. Sulla cima c'era una caverna e dentro la caverna ho sentito... Che paura! E dimmi, che cos'era? Beh, sono entrata nella caverna e dentro ho visto... un grosso cucciolo di dinosauro! Il cucciolo di dinosauro faceva... E siamo diventati subito degli ottimi amici! E vissero tutti quanti felici e contenti! Finita! Bravo! Ma che bravo il mio Daniel! Grazie per aver ascoltato la mia storia, mamma! A me piacciono i tuoi racconti e mi piace passare del tempo insieme! Facciamo finta che tutta la mia famiglia stia suonando gli strumenti tutti insieme! E cantiamo, adoriamo farlo insieme. Ottimo lavoro! In famiglia tutti noi ci vogliamo tanto bene. Tanto bene! Lei è la mia mamma. Mamma tigre al piano! Lui è il mio papà. Papà tigre alla chitarra. La mia sorellina Margaret. Io sono Daniel Tiger. Con la mia famiglia mi diverto a cantare. Non è stato grandioso? Oh, è il principe Mercoledì! Un regale saluto a te, Dani! Ciao, principe Mercoledì! Ti andrebbe di giocare con i miei strumenti? Certo, io suonerò le maracas! Cia-cia-shibup! Io suonerò il tamburo! Bum-bum-shibup! Io sono Daniel Tiger! Io il principe Mercoledì! Hey, hey! Io suono il mio tamburo, così! E io suono le mie maracas! Shake, shake, shake! È la tua sorellina che sta ridendo? Sì! Possiamo andare a giocare con lei? Vuoi giocare insieme a lei? Ma sei venuto qui a giocare con me? Perché non facciamo una parata? Io sono Daniel Tiger! Io il principe Mercoledì! Yeah, yeah, yeah! Perché ti sei fermato? Adesso posso vedere la piccolina! Senti come ride di gusto! Dai, fammela conoscere, Daniel! Ma... e io rimango qui tutto solo! Bupsi bupsi bup! Daniel, credo che mi abbia salutato! Principe Mercoledì, ti andrebbe di giocare con lei? Sì! Posso farle vedere queste... maracas! Guarda qui, maracas! Guarda, Margaret! Ciao, ciao, ciao! Daniel, sembra il ritratto della felicità! Ok, vieni qui, piccolina! Dai, Daniel, facciamo ridere ancora tua sorella! Ma no, dai, andiamo a giocare insieme! Ma io voglio giocare con la cucciola! Maracas! Cia-cia-cia! Ehi, Daniel, che ti succede? Volevo che giocassi insieme a me, non con mia sorella! Tu sei amico mio, principe Mercoledì! Daniel, ricorda cosa abbiamo detto prima! Un po' con te e un po' con lei. Un po' con me e un po' con lei. In effetti potremmo giocare un pochino anche con la piccola Margaret. Sì, e poi giocheremo noi due da soli, ok? Un po' con te e un po' con lei. Ok,
Suoniamo un po' di musica con Margaret e facciamola ridere. Fa sempre un'espressione così buffa quando è felice, mi piace. Anche a me. Sorellina, mamma, volete partecipare alla nostra parata? Oh, sì. Proprio come è scritto nel libro La musica di Margaret. Ecco una maracas, maracas. Ciao, ciao, ciao. Oh, grazie. E tu puoi prendere la mia tromba, Peppe. Io suonerò il tamburo. Bum, ba, da, bum. Scuoti, scuoti, scuoti le nostre maracas. Non vuole smettere di portarmelo via. Come ti sentiresti se qualcuno prendesse la cosa a cui tieni di più al mondo? Io vorrei che non lo facesse. Margaret! Mamma! Ehi, che cosa succede? Margaret continua a prendermi Tiggy. Oh, ecco perché sei così arrabbiato. Lei gioca con Tiggy in modo diverso. Ma sono sicura che noi troveremo una soluzione. Se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà. Se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà. Ma che c'è di divertente se lei continua a prendere Tiggy? Io non posso giocare con lui, abbracciarlo e stringerlo forte. È bello avere qualcosa di soffice da stringere, vero? Già, forse vorrebbe abbracciare qualcosa di simile a Tiggy. Mm-hmm. Perché non dai un'occhiata nella scatola dei giochi e provi a cercare qualcosa anche per Margaret? Ok, mamma. Mi aiuteresti a cercare qualcosa da farle coccolare? Ti aiutiamo anche noi, miau miau. I guffi sono degli ottimi aiutanti. Ma che cosa possiamo darle? Margaret deve poterlo abbracciare. Un camioncino? Miau miau, no, questo è troppo piccolo. Una tromba? No, troppo rumorosa. Una casetta? Una scatola con sorpresa? No, nessuno di questi è abbastanza morbido. Su, dobbiamo cercare un po' meglio. Dimmi, tu vedi niente qui di morbido e peloso per Margaret? Pendy il panda! Sì, Pendy è perfetto per gli abbracci. Guarda, Margaret, lui è Pendy. Pendy è soffice e morbido. Questo rossetto è tutto per te. Se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà. Alla mia sorellina piace strisciare e i mattoncini tutti a terra buttar. E li devo poi ricostruire, ma questa lo faremo insieme. Se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà. Con il passeggino in giro noi la portiamo e io non posso prendere il tram, ma se lo spingo io posso far ciuf 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 e un treno diventare. Se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà. Se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà. I giocattoli ho messo a posto, ma lei me li sposta, un gran disordine fa. Ma credo che noi due dobbiamo giocare insieme, perché è vero che noi, se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà. Ti voglio bene, Margaret. Avere una sorellina è molto diverso. Diverso e divertente. Che emozione, Daniel. L'hai sentito anche tu? Sta provando a dire il tuo nome. Wow! Sì, è vero, sta provando a dire Daniel! E adesso Daniel Tiger il grandioso farà questo tigrantastico numero di giocoleria! Wow! Ehi, sono un giocoliere molto bravo! Voglio farlo vedere a mamma e a papà! Mamma, papà, guardatemi! Ma io faccio giocoliere, guardatemi! Dammi soltanto un secondo, Daniel! Aspetta, ok, adesso... Resisti, piccolina! Guarda, papà! Per me sei stato fantastico, Daniel! Ti ringrazio molto, Elaina! I miei genitori invece non l'hanno visto! Ok, stai tranquilla! Vi siete persi la mia giocoleria! Scusaci, Daniel, ma la tua sorellina aveva bisogno di noi! Ma anch'io avevo bisogno che voi mi guardaste! Daniel! So che a volte è difficile quando dobbiamo badare a Margaret. Sì, infatti lo è. Come dire, è un po'... diverso? Sì, insomma, prima entrambi mi guardavate sempre, tutte le volte. Sì, hai ragione, ma... Se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà.
Sarebbe stato divertente essere guardato. Quello sì che si chiama divertimento. Mm. Ci deve essere un modo per tenere con noi Margaret e far divertire anche te. Ehi! Grazie, Margaret! Posso avere anche l'ultima palla? Ehi, è stato divertente! Ci sono! Margaret potrebbe aiutarmi con il mio numero da giocoliere e poi tutti guarderebbero sia lei che me. Quello sì che sarebbe divertente. Se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà. Allora, Margaret, tu siediti in questo punto. Lasciate che vi presenti Daniel il Grandissimo e la sua sorellina aiutante, nonché giocoliera, Margaret la Magnifica. E prendila. Passamela, Margaret. Che brava, Margaret. Carina. Sotto le gambe. Ta-da! Wow! Fantastico! Ed erano le tigri! Sì! Gran bella squadra! Regalmente bravi! Sì! Quando tutti stavano guardando me e Margaret è stato tigrantastico! E ho scoperto come rendere le cose divertenti! Se cambiamo un po' le cose, divertente poi sarà! Ora tocca a me fare il giocoliere! Io devo continuare a esercitarmi con la fune! E io mi dondolerò sul trapezio! Aspetta, aspetta, Daniel! Devo annunciarti! Voglio presentarvi Daniel il Grandioso e il suo trapezio dondolante! Sai una cosa? Mi sento come se fossi veramente al circo! Ora faremo un lungo viaggio. Avvisiamo i passeggeri che il treno non effettua fermate. Tutti a bordo! Din din! Oh! E via! Ciao, mamma! Din din! Ciao, Daniel! Ciao, Margaret! Ehi, sorellina, pensi che anche Pandy abbia voglia di fare un giro sul tram? Si parte! Din din! Pandy in carrozza! Oh? Vuoi che ti restituisca Pandy? Ok, prendi. Tutti a bordo! Prossima fermata, la cameretta di Daniel! Din din! Mettiamo il tram sopra i binari. Siete tutti pronti? Oh no! Si è staccata una ruota del vagone, guarda! Oh oh! Senza questa non può proprio muoversi. Si è rotto, che peccato! A te si è mai rotto il tuo giocattolo preferito? Mamma! Mamma, mi aiuteresti? Cosa è successo, Dani? Hai visto la ruota del mio tram? Bisogna ripararla! Mi aiuteresti a sistemarla, per favore? Hai già provato a farlo da solo? Come? Ripararla da solo? Ma io non credo di esserne capace. Daniel, mi fa sempre piacere aiutarti, ma sono sicura che tu sia in grado di aggiustarla anche da solo. Quando un problema da solo risolvi, ti piacerà. Quando un problema da solo risolvi, ti piacerà. Pensi davvero che riuscirei a riattaccare la ruota del tram da solo? Ma certo, quando ti capiterà di affrontare le difficoltà e ti renderai conto di riuscire a risolverle da solo, ne sarai molto fiero. Quando un problema da solo risolvi, ti piacerà. Ok, mamma, allora ci proverò e lo farò da solo. Oh, la mia piccola ha tanta fame. Vediamo. Devo provare ad aggiustare questa ruota. Secondo te come devo fare per sistemarla? A me sembra si sia staccata da questo punto qui. Forse potrei provare a rimetterla dentro. Pensi che adesso sia a posto? Vediamo subito. Vai, tram! Oh, si è rotto ancora. Quando un problema da solo risolvi, ti piacerà. Ok, fammi provare un'altra volta. Magari dovrei semplicemente avvitare bene la ruota. Piano, piano. Secondo te ce l'ho fatta adesso? Proviamo. Vai, tram, vai! Ehi, sono stato bravo! Sono riuscita ad aggiustarlo da solo! Quando un problema da solo risolvi,
Non puoi immaginare quanto sia contento, Din Din! Voglio mostrarlo alla mamma! Mamma, guarda! Sono riuscito a sistemare la ruota del tram e l'ho fatto tutto da solo! Oh, sei stato molto bravo, Daniel! Hai aggiustato il giocattolo! Sai, mi sento davvero fiero di me! Anch'io sono molto fiera di te, naso naso! Naso naso! E tu hai mai fatto un viaggio a bordo di un vero treno? Io no, mai! Ma spesso vado sul tram, che è quasi come un treno! Cicca 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 cicca, din din! Tre, due, uno, Buongiorno, Daniel! Che cosa stai facendo? Sto giocando con il mio trenino! Ciuf ciuf! Oh, io invece sto giocando con Harry! È un astronauta! Oh, ci va di fare un gioco insieme a me e potremmo costruire qualcosa! Volentieri! Okay. Andiamo a costruire qualcosa insieme a Elaina! Gioca, 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 gioca! Ciuf ciuf! Che cosa potremmo creare? Potremmo fare... Un astronauta! Un trenino! Ciuf ciuf! Aspetta! Che cosa hai detto? Beh, io ho detto di fare una nave spaziale. E io ho detto che potremmo costruire un trenino. Ciuf ciuf! No, un'astronave. Zoom! E io invece voglio fare un trenino. Ciuf ciuf! Un'astronave! Un trenino! Maestra Harriet! Ditemi, che succede? Qual è il problema? Beh, io e Daniel vogliamo realizzare qualcosa insieme. Ma io vorrei che costruissimo un trenino. E io invece vorrei fare una nave spaziale. Tu ci puoi aiutare? Avete provato a parlarne con calma? Sono sicura che troverete un accordo. Vogliamo che sia tu a dirci come fare. Beh, io cercherò sempre di darvi una mano, ma questa volta non sarò io a risolvere il problema al vostro posto. Non ci aiuterai? No, perché siete in grado di farlo da soli. Quando un problema da solo risolvi, ti piacerà. Quando un problema da solo risolvi, ti piacerà. Va bene, ci proverò. Lo farai anche tu? Certo. Grazie, maestra Harriet. Bravi, bambini. Io sarò qui se avrete bisogno. Cosa pensi di fare, Daniel? Hai qualche idea? Magari potremmo costruire prima un trenino e poi subito dopo la tua nave spaziale. E se non riuscissimo perché chiude la scuola? No, non andrebbe affatto bene. Mi è venuta un'idea! Ti è venuta un'idea? Ti è venuta un'idea! Dimmi qual è la tua? Un treno spaziale! Costruiremo un trenino spaziale? Sì, un treno che attraversa lo spazio più profondo. Mi piace la tua idea. Potremmo volare in alto verso la luna. Allacciati bene le cinture. Questo sarà il posto del macchinista. Mentre la postazione dell'astronauta sarà qui. E questo pezzo invece sarà il motore. Mentre questi tubi sono i razzi propulsori. E queste triangolari e ali. Ci siamo riusciti! Abbiamo costruito un treno spaziale! Cica, cica. Zoom! Cica, cica. Cica, cica. Zoom! Maestra Harriet! Maestra Harriet! Ci siamo messi d'accordo! Hai visto? Abbiamo creato un trenino spaziale! È una nave spaziale, ma anche un trenino! Siamo stati in grado di risolvere la situazione da soli! E ditemi, come vi sentite adesso? Orgogliosi! Quando un problema da solo risolvi, ti piacerà! Andiamo, Daniel! È ora di fare ciacca ciacca! Zoom zoom! Verso lo spazio infinito! Dai, vieni anche tu! È arrivato il momento di partire! Conta alla rovescia! Contiamo! Cominciamo dal 5! 5, 4, 3, 2, 1, partenza! Wow! Cica, cica. Zoom zoom! Ciao, principe mercoledì! Ciao, principe martedì! Che cosa fate? Buongiorno, Daniel! Buongiorno, Daniel! Stiamo costruendo un aereo insieme! E poi lo lanceremo per farlo volare! Posso giocare anch'io! Guardate, la mia tigrantastica macchinina potrebbe essere una tigrantastica autovolante! Bam, bam. No, oggi no, Daniel! No? Non posso giocare con voi? No! Ma perché? Beh, perché è un momento speciale che dedico solo a mio fratello. È il giorno dei fratelli. Ho promesso al principe mercoledì che avremmo fatto questo aereo solamente io e lui. Perché poi dovrò lavorare. Il giorno dei fratelli, quindi io non posso giocare con voi. Mi dispiace, Daniel, ma questo momento vorrei passarlo con mio fratello. Potremmo stare insieme un altro giorno. Ci vediamo più tardi, ok, Daniel? Ok, ciao. Il principe mercoledì non vuole giocare con me. Ti è mai capitato che gli amici non volessero giocare con te?
mi sento così triste. Ciao, Daniel, sei già tornato? Ehi, è un musetto da tigre triste quello che vedo? Sì, il principe Mercoledì non ha voluto giocare con me. Voglio tornare a casa. Oh, mi dispiace molto, Daniel. Ha detto che oggi è il giorno speciale dei fratelli e allora vuole stare solo con suo fratello e non con me. Non è facile quando un amico si rifiuta di stare con te. Quando un tuo amico non vuol giocare, fai qualcos'altro anche tu. Quando un tuo amico non vuol giocare, fai qualcos'altro anche tu. D'accordo, papà, troverò qualcos'altro da fare. Questo è il tigrotto che mi piace. Però cos'altro potrei fare? Oh. Oh? Ti piace la mia macchinina, Margaret? Ti piace quando fa... Ehi! Anche se il principe Mercoledì non ha voglia di giocare con me, posso sempre farlo con la mia sorellina Margaret. Quando un tuo amico non vuol giocare, fai qualcos'altro anche tu. Ehi, Margaret, guarda qui! Sto guidando sulla montagna, Margaret! Pip, 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 pip. Sei molto brava! Sembri proprio una vera automobile! Una macchina Margaret! Oh. Adesso c'è anche un'altra montagna! Come farai a superarla? E invece, se fossero due? Forza, auto Margaret! È il momento di esplorare le montagne! Pip, pip. Ok, partiamo! Brum, brum. Salta su. Ok. Come sei in alto. Ehi, auto Margaret, prova a prendermi. Bip bip. Non ci riesci, non ci riesci. Bip bip. Forza, ci sei quasi. Margaret, sei riuscita a prendermi. La mia sorellina è proprio veloce, ma lo sono anch'io. Chiediamo a Gus se ha voglia di giocare ai camion ribaltabili. Potremmo trasportare quei sassi. Ciao, Gu. Ciao, Daniel. Vuoi giocare ai camion ribaltabili con me? Possiamo trasportare delle rocce. Carica, 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 carica. No, grazie. No. No. No, ma non ti va di giocare con me? Perché, Gu? Oggi vorrei lavorare al mio nuovo esperimento e vorrei essere lasciato solo. Questa roccia è molto bella. Gu ha detto che non vuole giocare insieme a me. Preferisce rimanere lì a osservare i sassi da solo. Che cosa potrei fare? Quando un tuo amico non vuol giocare, fai qualcos'altro anche tu. Cerchiamo qualcos'altro con cui divertirci. Ehi, guarda! Quello è il costume da camion ribaltabile! Mi è venuta un'idea per un nuovo gioco che potremmo fare! Potremmo essere dei camion ribaltabili! Andiamo! Bip bip! Sono un camion ribaltabile! Mettiamo dentro un po' di cubi! Scarico i cubi! Scarica, 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 scarica! Guardate! Dei vestitini! Carichiamoli nel rimorchio del camion e andiamo a portarli a chi sta giocando con le bambole! Guida insieme a me! Miau miau, è l'ora della pappa piccolina! Buongiorno, Caterina! Ho una consegna per te! Scarico la merce qui! Scarica, scarica, scarica! Oh, sono dei vestiti! Miau miau! Grazie, camion Daniel! Di niente! Ora prendo questo cibo, così potrò portarlo agli animali affamati! Buona idea, miau miau! Miau miau, anch'io sono un camion ribaltabile! Ma io farò il camion mamma! Trasporterò delle coperte per loro, così possono usarle per riposarsi! Andiamo! Andiamo, camion ribaltabile! Guarda, miau miau! Vedo degli animali affamati! Proprio laggiù! Sono dei dinosauri! Volete mangiare, dinosauri? Possiamo scaricare del cibo! Vi ringrazio! I miei dinosauri sono molto affamati! Lasciatelo pure qui! Scarica, 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 scarica! Gnam gnam! Abbiamo ancora fame! Tanta fame! Gnam 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 gnam! No, dinosauri! Non mangiate anche me! Io sono un camion ribaltabile! E la inano
non vuole giocare con me. Sono triste, sai. Qualcosa adesso io devo inventare. Disegnerò un camion ribaltabile. Ci si può lo stesso divertir. Non esser triste, dai. Tante cose nuove tu puoi far. Quando un tuo amico non vuol giocare, fai qualcos'altro anche tu. Mercoledì non vuol giocare con me. Son triste, sai. Qualche cosa inventerò. Costruirò un castello enorme. Ci possiamo divertire. Non esser triste, dai. Tante cose nuove tu puoi far. Quando tuo amico non vuol giocare, fai qualcos'altro anche tu. Volete scoprire che cos'è? Sì, mamma, sì! Un astronauta, ti piace? È quello che vorrei fare da grande. Adoro questo regalo, ti ringrazio. Sono contenta. Mi presento, sono Taigi, l'astronauta. Tu come ti chiami? Il mio nome invece è... è Astrid! Astrid, l'astronauta! Astrid e Taigi hanno tutto l'universo da esplorare. Sì, è vero. Divertitevi, bambini. Mi trovate di là se avete bisogno. Sì, d'accordo. Daniel, guarda questo. Boing, 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 boing. Sai, gli astronauti camminano così quando si trovano sulla luna. Ok. Anche il mio Taigi è capace di fare come fa Astrid. Boing, 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 boing. Siamo stati risucchiati da un vortice iperspaziale. Non riusciamo a smettere di girare. Anche noi siamo in un vortice iperspaziale. Aspetta, ma che cosa sarebbe? Non lo so. Sono inventato! Ah, va bene! Mi gira la testa! Gira tutto! Non resisto più, sto per cadere! Ehi, Elaina! Ti sei fatta male? Gomito. Lady Elaine, presto! Oh, piccola mia, cosa è successo? Oh, il mio gomito mi brucia. Tranquilla, tranquilla. Elaina, fa vedere, ti sei sbucciata il gomito. Com'è successo? Hai fatto la cosa giusta chiamandomi subito. Se ti fa male, un adulto ti può aiutare. Ok. Vado a prendere il kit di pronto soccorso, torno subito. Vedrai, la tua mamma ti farà guarire. Eccomi, sono tornata con il kit. Tra poco ti passerà tutto, ma ora dimmi com'è accaduto. Facevamo finta di girare e girare in un vortice. Poi sono andata addosso a Daniel. Ho perso l'equilibrio, sono caduta. Mi fa tanto, tanto male, mamma. Oh, poverina. Sì, lo so che fa male, ma con le cure che ti presterà la mamma ti sentirai molto meglio. È tutto a posto, Daniel? Sì, tutto a posto. Mi fa piacere. Bene, allora finiamo di medicare la sua ferita. Ti fa tanto male, Elaina? No, è soltanto fredda. E per finire mettiamo una pomata che ti aiuterà a guarire più in fretta. Sai, sembrerebbe un po' gommosa. Lo pensi anche tu? Io la sento solo un po' appiccicosa, però ora va meglio. Manca solo una cosa, devi scegliere il cerotto che preferisci, guarda quanti! Che belli! Wow! Hai visto? Sono tantissimi e tutti diversi! A te quale piace di più? Oh, mi piacerebbe quello con il robot, mamma! Cerotto robot, per favore! Mi sembra che tu stia già molto meglio! Sì, è vero, è proprio così! Ecco fatto! E non dimentichiamoci della parte più importante, sei pronta? Cosa manca? Adesso sì! Se ti fa male, un adulto ti può aiutare. Chiamatemi se avete bisogno. Ok, adesso però dobbiamo cercare un posto migliore dove nasconderci. Vieni anche tu a giocare con noi. Seguimi, piccola. Avanti, seguimi. Coraggio, da questa parte.
nascondermi? Oh, mi metto dietro il tavolo! Vieni anche tu! Shh. Oh, Margaret, sono pronto! Sta arrivando! Oh, Margaret! Mi sembrava stesse per arrivare! Oh! Mi hai trovato anche stavolta! Wow, sei proprio brava a questo gioco, lo sai, Margaret? È arrivato il tuo turno! Dai, nasconditi! 1, 2, 3... Ma cosa ci fai ancora qui? Avresti dovuto nasconderti! E va bene! Non facciamo più nascondino, adesso giochiamo a rincorrerci! Tanto non mi prendi! Dai, Margaret, forza, prova a prendermi! Coraggio, ce la puoi fare! Dai! Mamma! Oh no! Che c'è, Daniel? Ti sei fatto male? Sì, mi sono fatto tanto male! Ok, ora ci penso io. Hai fatto bene a chiamarmi. Se ti fai male, un adulto ti può aiutare. Oh no, cosa ti è successo, piccolo mio? Sono inciampato nella mia macchinina e sono caduto. Mi fa tanto male la caviglia. Andiamo in cucina a prendere una borsa del ghiaccio per tuo fratello. In effetti questa caviglia è più grossa rispetto all'altra. Si è gonfiata, ti fa male quando la tocchi? Sì, ai. È meglio che ti visiti la dottoressa Anna. La dottoressa Anna? Dobbiamo proprio andare da lei. Certo, Daniel, il compito di un medico è di curarti e farti stare meglio. Ti aiuterà, vedrai. Se ti fai male, aiutare. Ma sono sicuro che anche tu puoi aiutarmi, perché non stiamo a casa? Io posso cercare di aiutarti solo alleviando il dolore in qualche modo. Per esempio con dei baci, degli abbracci e con naso. Oppure con del ghiaccio. Ecco papà. Pronta la borsa del ghiaccio? Grazie. Io non sono una dottoressa. Il lavoro di un medico è proprio quello di guarire le persone. Va bene. Posso portare insieme a me Tiggy? Sì. Mi sembra tu abbia avuto una buona idea. Forza, mio bel tigrotto! Andiamo dalla dottoressa. Avete ragione, scendere da questa collina può sembrare difficile. Ma vi assicuro che se vincerete la paura sarà anche molto divertente. Come dico sempre io... Ti sembra difficile, poco alla volta tu devi far. Ti sembra difficile, poco alla volta tu devi far. Sì, ma... facciamo a scendere poco alla volta da questa discesa? Beh, sai come faremo? Scenderemo per un pezzo a piedi, così saremo più vicini al fondo. E poi proseguiremo scivolando con la slitta per un percorso più breve, senza rischiare troppo. Andiamo! D'accordo! Ecco qua! Daniel, che cosa ne pensi? Ehi! Ora che scenderemo con la slitta solo per un breve tratto, non sembra poi così difficile. Credo che ci riuscirò! Forza, salite! Va bene, papà! Ah, perfetto! Tenetevi forte, si parte! 1, 2, 3! Ehi! Non è stato così difficile ed è stato divertente! Ti sembra difficile, poco alla volta tu devi far. Che ne dici di provare partendo da un po' più in alto? Dico che sono d'accordo con te! Coraggio! Papà, papà, vogliamo fare un percorso più lungo, perciò partiremo da un po' più in alto. Va bene. Proviamoci ancora. Pronti? Sì! Uno, due, tre! Wow. Sì, che forte! E ora ancora un po' più in alto. Sì, facciamolo di nuovo. Ti sembra difficile? Scivolare lungo tutta la collina. Sì, prontissimo. E tu sei pronto? Si parte. Andiamo. Uno, due, tre. Via! Sì, sì, è bellissimo. Wow. Ce l'abbiamo fatta. Sì, prima abbiamo fatto whoosh e poi woo. È stato divertentissimo. Ah, è stato proprio emozionante. Ehi, è il mio tigrotto quello che sta pattinando? Mamma Margaret, guardate! Sto pattinando! Ehi, non sono caduto! Oh, ops! Sono caduto, ma sto bene! Sai
che sei molto bravo con i pattini. Grazie, mamma. Guarda, anche Margaret vuole provare a camminare per la prima volta. Margaret finora non ha mai camminato da sola. Forza, Margaret, puoi farcela. Così avanti. Oh, guarda, Margaret, fa un passo alla volta. Ce l'hai fatta, urrà. Margaret ha camminato per la prima volta. È venuta da me. Ho provato a fare qualcosa di nuovo. E anche Margaret. Non pensavo di riuscire a pattinare, ma poi ci ho provato. Un piccolo passo alla volta. Credevo fosse difficile, ma poi è stato grandioso. Naso. Oh, eccoti, Daniel. Ciao, amico. È quasi ora dello schiaccianoci, mamma. Quasi, ma prima, dato che non conosci il balletto dello schiaccianoci, voglio dirti una cosa molto importante. Giusto, perché quando facciamo qualcosa di nuovo, prima è meglio prepararsi. Proprio così. Nello schiaccianoci la storia viene rappresentata ballando, quindi prima voglio raccontartela, così saprai già quello che accade. Va bene. C'era una volta una ragazzina bella e dolce di nome Clara che ricevette in dono uno schiaccianoci giocattolo a forma di soldatino. Wow, forte! Quella notte, la notte di Natale, il suo adorato giocattolo schiaccianoci prese vita e la prima cosa che fece fu mettersi a ballare. Wow! Clara e il suo caro schiaccianoci andarono in un posto magico, pieno di caramelle, chiamato il Regno dei Dolci. Il Regno dei Dolci? Chissà che buono! E in questo magico Regno dei Dolci, Clara e lo schiaccianoci conobbero un'amica, la Fata Confetto. E così Clara e lo schiaccianoci ballarono, ballarono e ballarono e vissero felici e contenti. Mi piace questa storia. Beh, allora credo che anche il balletto mi piacerà. Sono contenta e so che papà è molto felice di accompagnarti. Wow, lo schiaccianoci di Clara ha preso vita. E se anche i miei giocattoli prendessero vita, sarebbe una cosa grandiosa. Presto, ci siamo. Forza, lo spettacolo sta per cominciare. Miau miau. Ecco il tuo costume, Daniel. Grazie. Sono felice che tu sia qui. Mi guarderai ballare. Ora vado ad indossare il mio costume. Clara riceve un giocattolo nuovo, abbraccia il suo schiaccianoci e balla felice. Il giocattolo prende vita. Quando cala la notte, si sveglia, si stira e inizia a danzare. Daniel prende un bel respiro e prova con tutte le sue forze. Poi fa un salto a sinistra, uno a destra, alza un braccio, alza l'altro e poi riprende a saltare. In breve balla e salta per tutto il palcoscenico, gira e gira e fa volteggiare anche Clara. Poi marcia come un soldatino e ancora fa volteggiare Clara. Quando qualcosa sembra difficile, fallo un po' alla volta e vedrai che risultati sorprendenti avrai. Inchino! Mi hai visto? Mi hai visto? Ti ho visto, Dani! Non credevo di riuscire, ma poi ce l'ho fatta, provando un po' alla volta. Dai, perché non balliamo ancora? Daniel, sei pronto? Non piangere, vieni, Margaret. È ora di andare, amico. Vieni, mamma. Grazie. Andiamo a trovare il principe Mercoledì. Sbrighiamoci. Che brava la mia bambina. Ora saliremo sul tram. Vuoi venire insieme a noi? Ciao, tram. Potresti portarci... Oh, scusa tanto. Preferirei non prenderlo, Daniel. Davvero? Non andremo in tram oggi? No. Raggiungeremo il castello del principe Mercoledì a piedi. Perché? È l'ora del pisolino di Margaret e il passeggino l'aiuta ad addormentarsi. Ma io vorrei andare in tram. Mi piace molto viaggiare con il tram, anche a te. Oh. Su, cerca di capire, Daniel. So che vuoi andare in tram, ma Margaret ha bisogno di dormire. Grazie, tram. Saliremo un altro giorno. Ciao, ciao. No! Ho detto che io voglio andare in tram, mamma. Forza, Daniel. Andremo a piedi dal principe. Margaret dormirà e noi faremo due passi. Ma io non voglio. Io voglio andare in tram, ecco. Daniel, lo so che per te è un dispiacere, ma non si può avere sempre quello che si desidera. Ma questo non mi piace. Beh, se non hai quello che vuoi, batti tre volte, ti sentirai già meglio. Se batto i piedi mi sento meglio. Fai una prova. Vuoi farlo insieme a me? Se non hai quello che vuoi,
senti tre volte, ti sentirai già meglio. Ehi, in effetti mi sento molto meglio adesso. Bene, mi fa piacere. Allora, andiamo a piedi dal principe? Sì. Vuoi aiutarmi a spingere il passeggino? D'accordo. Vuoi venire insieme a me? Hai visto? Ho trasformato la canzone del tram nella canzone della passeggiata. Dal principe mercoledì andiamo per giocar. Vuoi venire insieme a me? Ops, Margaret sta dormendo. Dobbiamo cantare a voce più bassa. Shh. Farai bei sogni. Siamo arrivati. Oh, shh. Volevo dire, shh. Siamo arrivati. Ecco il castello del principe mercoledì. Din. Benvenuti. Eccoci qua. Ciao. Oh, shh. Ciao. Ciao, Daniel. Farò in fretta. Quindi oggi avrai poco tempo per giocare. D'accordo. A dopo. Ehi, Daniel, giochiamo agli esploratori di pietre? Per favore, mamma, possiamo andare in giardino? Ma certo, caro. E se avete bisogno di me, sono qui. Va bene. Andiamo, Daniel. Ciao, principe martedì. Ciao, Daniel. Oggi lavori al negozio di alimentari. Se hai bisogno di qualcosa, sarò fragoglieto di aiutarti. Molto fragoglieto. Grazie mille, principe martedì. Andiamo, piccolo aiutante. Hai visto quante cose buone? Certo che fare la spesa fa venire un po' fame. Sì, anche a me. Dobbiamo comprare molte cose, papà. Allora, vediamo. Dovrei aver messo la lista della spesa da qualche parte. Vedi quello che vedo io? Biscotti! Mettiamoli nel carrello! Aspetta un momento, Daniel. Abbiamo già i biscotti a casa. Questi non ci servono. Ma io li vorrei, mi piacciono. Mi dispiace, Daniel. La risposta è no. Ma ho davvero bisogno di questi biscotti? So che vorresti tanto comprare quei biscotti, ma non ne abbiamo bisogno. Le cose che ci servono sono qui sulla lista della spesa. E come puoi vedere, non ci sono biscotti sulla nostra lista. Su, Daniel. Grrr. Ecco, adesso sono arrabbiato. Capisco perfettamente quello che provi, ma Daniel... Se non hai quello che vuoi, batti tre volte, ti sentirai già meglio. Vuoi provare? Se non hai quello che vuoi, batti tre volte, ti sentirai già meglio. Così va un po' meglio? Sinceramente vorrei ancora i biscotti, ma pestare i piedi mi ha aiutato a sentirmi più tranquillo. Sei stato bravo a trovare un modo per calmarti e sono felice che tu l'abbia fatto, perché ho un compito importante per te. Ho bisogno del tuo aiuto per essere sicuro di prendere tutto quello che c'è sulla nostra lista. Ti va di farlo? Volentieri, papà. Mi aiuterai anche tu? Bene, saremo degli ottimi aiutanti, io e te insieme. Qual è la prima cosa della lista? Indovina, ti darò degli indizi. È il cibo preferito di Caterina. Sono lunghi e dritti, sottili e si attorcigliano. E il più delle volte li mangi con la salsa di pomodoro, o il formaggio, oppure con le verdure. E a volte con le polpette. Tu hai capito cosa sono? Beh... So che il cibo preferito di Caterina sono gli spaghetti. Gli spaghetti sono lunghi e si attorcigliano. Sono gli spaghetti, papà. Hai indovinato, prendine una confezione. Spaghetti! Sono gustosi nel mio pappancino. Bel lavoro di squadra, continuiamo. D'accordo. Che cosa c'è ora sulla lista? Indizi, per favore. Il prossimo cibo che dobbiamo prendere è una verdura. È dura e croccante. Ed è anche appuntita e arancione. Sai che verdura è? Le carote in effetti sono croccanti e sono anche appuntite. Sono le carote! Eccole qui! Benissimo, dentro al carrello. Ottimo lavoro! Perfetto! E ora che cos'è il prossimo? Mi piace questo gioco! Allora vediamo. Il prossimo nella nostra lista è una verdura verde e ruvida e somiglia quasi ad un piccolo albero. Che cosa pensi che sia? Un piccolo albero, eh? Beh, i broccoli sembrano quasi degli alberi. Già, e sono verdi. Sono i broccoli? Ecco qua, nel carrello, presi. Sei un mago della spesa, Daniel. Anche tu? Aiuto! Il tuono era forte, vi ha spaventato?
Ma qui siete al sicuro. A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai. Qual è la prossima regola del nostro piano? Dunque, la prossima regola del nostro piano dice di controllare che nel kit di emergenza ci sia tutto quello che può servire in caso di temporale. Volete darmi una mano? Certo, mamma! Sì, siamo ottimi aiutanti. Ti va di controllare il kit di emergenza con noi? Dobbiamo trovare tutto quello che c'è sulla lista. Il primo oggetto da cercare lì dentro è una torcia. Per caso riesci a vedere se ce n'è una nella valigetta? Vediamo. Ecco qua la torcia, miau miau. Torcia presente. Bene, la prossima cosa sulla lista è il kit di pronto soccorso. È fatto in questo modo. Dov'è il kit di pronto soccorso? Ho trovato anche quello. Kit di pronto soccorso presente. La prossima cosa da cercare sono delle bottiglie. Hai visto delle bottiglie d'acqua? Sì, le ho viste. Bottiglie d'acqua presenti. Abbiamo trovato tutti gli oggetti. Hai visto, mamma? Il nostro kit di emergenza è completo. Siete stati bravi. Pensate possa servire qualcos'altro? Che ne dite di un libro? Anzi, tre. Leggere mi fa sentire più tranquillo. Secondo me è una magnifica idea. Tre però sono troppi per il kit. Dovrai sceglierne solo uno, perché non c'è abbastanza spazio. Daniel, tu quale preferisci? Fammi vedere. Posso mettere dentro questo? Le avventure di Tigi, la tigre esploratrice! Tigi, la tigre esploratrice! Ora abbiamo tutto quello che serve per far fronte a un temporale. Ottimo lavoro! Stavolta è stato proprio forte, ma io sono qui. Che aspetto la luce, cosa è successo? Voglio la mia mamma, miau miau! A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai! Durante un forte temporale capita che salti la corrente. Ma i vostri genitori sono qui e non vi succederà niente. Cosa si deve fare quando va via la luce? Ti ricordi cosa diceva il piano con le regole? Prendiamo il nostro kit d'emergenza che contiene... La torcia! L'ho presa! Che cos'è stato? Un altro tuono? No, è stata la mia pancia, mi è venuta un po' di fame. Si può fare qualcosa anche per questo? Oh sì, il piano prevede che si cena tutti insieme, va bene? Ma come facciamo? È tutto buio! Non ti preoccupare, ho preparato una cena molto speciale in salotto. Venite a vedere. Forza, andiamo! Sembra proprio un picnic casalingo! La cena è pronta, mangiate, buon appetito a tutti! Il panino si chiama mamma! Miau miau miau! Oh no! Ehi bambini, guardate, indovinate che animale è? Una mucca, miau miau! È giusto! Ora tocca a me! Va bene, prendi la torcia. Lo so, è una scimmia! No, è un ghepardo! No, è un... Ma dai, è Tigi! È stato tutto gustoso nel mio papancino, miau miau! Mi fa piacere! E adesso che abbiamo finito tutti di mangiare, possiamo cominciare a prepararci per andare a letto. Per caso ci sono delle regole da seguire? Sì, c'è un piano anche per quello, Gu. Vieni a vedere, da questa parte. Ecco i letti. Oh, il mio sacco a pelo è bellissimo, miau miau! Anche il mio! Ma prima a lavarsi i denti. Prima io! Va bene, adesso voi due venite con me. Vieni qui, mio bel tigrotto, che ti aiuto a mettere il pigiama. Ok, mamma. Ecco fatto. Sai, è bello che i miei amici siano qui con me. Mi fanno sentire più al sicuro. A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai. Ciao, ciao, Dani. Guarda, ci sono Gu e Caterina. Erano a casa nostra e stanno bene. Ed ecco la famiglia reale, lavorano tutti insieme. Ciao a tutti! A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai. La mia amica Elaine e Lady Elaine mentre riordinano il giardino. È bello vedere che nessuno si è fatto male e che ognuno aiuta il suo vicino. Buongiorno, maestra Harriet. Buongiorno! A un adulto la mano devi tenere, al sicuro sarai. Fermati, Trump, siamo arrivati. Grazie, amico Trump. Ci vediamo dopo.
Il motivo per cui vi ho portato qui è che a causa del forte vento uno dei nostri bellissimi alberi è caduto, vedete? Oh no! E ha bloccato l'ingresso della nostra amata fabbrica. Oh, è un bel guaio. Papà, mamma, avete visto? Che cosa si può fare per spostare quell'albero? È così grande! Bisogna pensare a qualcosa. Su, col morale, come hai visto, un forte temporale può fare dei danni. È vero. Anch'io mi scoraggiavo quando avevo più o meno la tua età, ma mia madre continuava a dirmi: chiedi aiuto e troverai sempre delle persone disposte a dartelo. E tu sei qui per dare una mano. Esattamente, e non sarò il solo a farlo. Cercherai anche tu altre persone? Guarda, sta arrivando qualcuno. Tu chi altri riesci a vedere? Io vedo i pompieri. Oh, ma sono il musicista Stan e la dottoressa Anna. Sono proprio loro. Vedrai che toglieranno l'albero e riusciranno a liberare l'ingresso che porta alla fabbrica di orologi. Lo faranno? Wow! Il musicista Stan è un pompiere, lo sapevi? E anche la dottoressa Anna lo è. Papà li andrà ad aiutare. Ci sono un sacco di persone disposte a dare una mano. Ehi, ti va di giocare con me a fare finta? Facciamo finta di aiutare la gente. Ci prenderemo cura di loro e proteggeremo l'intero quartiere. Noi siamo qui per aiutare te. Tu chiamaci e noi arriviamo. Quando devi attraversare, ci pensa il poliziotto. Il dottore ti curerà. Non preoccuparti, guarirai. Io sono il pompiere. Spengo il fuoco e salto tutti quanti in sei. Noi siamo qui per aiutare te. Tu chiamaci e noi arriviamo. Siamo gli aiutanti qui. Tu chiamaci e veniamo. Non è stato grandioso? Ciao Daniel, ciao Elaina. Ciao Caterina. Ciao Caterina, mi piace il tuo disegno. Grazie, miau miau. Sto usando il colore rosa per dipingere un dolcissimo maialino. Che cosa potrei fare? Ho un'idea, proverò a disegnare il fiore che ho visto ingrandito con la lente. Di che colore erano i suoi petali? Mi sembra fossero arancioni. Con tanti puntini azzurri. Ho finito il fiore. Caterina, vuoi vedere quello che ho dipinto? Va bene, Daniel miau miau. Dammi solo un minuto per finire un'ultima cosa. Oh no, che guaio, miau miau. Caterina, cosa è successo? Ecco, ho fatto un errore sul mio disegno. Vedi, c'è una grossa macchia rosa. Non c'entra col resto. Ho rovinato quello che ho fatto. No. Oh no! Una grossa, brutta e vistosa macchia rosa. Voglio che se ne vada subito via. Ma Caterina, si tratta di uno sbaglio. Degli errori tu puoi far. Se rifletti, li puoi rimediare. Ma come potrei fare per sistemare questa macchia? Forse potresti trasformarla in qualcos'altro. Qualcos'altro? Sì, certo. Per esempio, una pozzanghera. O una pozzanghera rosa. O una roccia. O una piccola macchinina rosa. Bip, bip, bip. Oppure un piccolo porcellino, miau miau. È tigrantastico. Penso che un piccolo porcellino sia perfetto. Vediamo, miau miau. Faccio gli occhi, il naso, le due orecchie. Finito! Oh, che bello! Che bel disegno, Caterina. Che cosa rappresenta? È mamma porcellino e vuole sapere una cosa. Dimmi. Prima ho fatto un errore rovesciando un po' di vernice rosa sul mio dipinto. Ma sono riuscita a rimediare facendo un piccolo porcellino. Così ora ci sono la mamma e il suo cucciolo. Hai trovato un'ottima soluzione per correggere il tuo sbaglio, Caterina. Adesso vorrei disegnare qualcos'altro. Sta per gocciolare di nuovo. Forse ti posso aiutare. Strofina il pennello sul bordo del vasetto, così. Vedi? Mi piace questa soluzione, miau miau. Immergi, strofina, colora. Miau miau. Funziona! Non ha fatto gocce. Degli errori tu puoi far. Se rifletti, li puoi rimediare. Ho imparato come evitare che cada il colore dal mio pennello. Grazie, miau miau. Oh, il mio biscotto drum!
Ma si è rotto! Eppure ho fatto molta attenzione! Ho commesso un grosso errore! Ora cosa faccio? Daniel, non dimenticarti! Degli errori tu puoi far, se rifletti li puoi rimediare! Hai ragione, Principe Mercoledì! Scusa, pasticcere, ho fatto un grosso sbaglio, vedi? Come si può sistemare? Usando il mio speciale segreto aggiusta dolci! Un segreto? Sì, certo, proprio così! Il mio segreto è... prendi il biscotto rotto e impastalo con quello che resta del composto! Va bene! Passa di nuovo il mattarello... deve sembrare nuovo! E fai un nuovo biscotto! Ecco fatto! Sei riuscito a rimediare! Sì! Così ho anche imparato un segreto aggiusta dolci! Ora che sono finiti li metteremo nel forno! I nostri biscotti tram saranno davvero buonissimi! Chissà come sarebbe viaggiare su un tram fatto di biscotto! Beh, se avessi fame potrei dargli qualche morso! Ehi, ti va di giocare con me a fare finta? Facciamo finta di vivere in un mondo in cui tutto è fatto di biscotto! Sarebbe bellissimo! Voglio giocare con i biscotti, li vorrei ovunque io! Giochi fatto di biscotti dove io posso dondolar anche a forma di alberi, biscotti dove posso abitare, viaggiare in un tram di biscotti, sai, un mondo fatto di tanti biscotti, e come piacerebbe a me. Non è stato grandioso? I biscotti hanno fatto din... cioè, volevo dire, sono pronti! Hanno proprio la forma di un tram! Adesso cosa bisogna fare? Devono solo raffreddarsi, quindi adesso aspetteremo. Ok, possiamo controllare che siano pronti. Mi piace questo momento! Sono freddi, basta spostarli da qui a qui e... Oh no! Cos'è successo? Ho appoggiato il vassoio con troppa forza. Si sono rotte le ruote di questo tram e anche di quest'altro. Un momento! Beh, perlomeno questo è rimasto intatto. Ups! Che cosa dicevamo a proposito degli errori? Degli errori tu puoi far, se rifletti li puoi rimediare. Vedrai che sistemeremo quello che è successo. Tu hai qualche idea su come potremmo aggiustarli? E se usassimo qualcos'altro al posto delle ruote? Ma certo! Ho un sacco di cose che potrebbero essere utili! Ecco qui! Guardate cosa vi ho portato! Serve qualcosa di tondo per fare le ruote del tram! I cioccolatini di questa ciotola sarebbero perfetti! Hai ragione! Fammi provare! Assomigliano veramente a delle ruote! Sì, è vero! Possiamo completare i biscotti con delle decorazioni, ma facendo molta attenzione! I biscotti decoriamo, mettiamo i dolci, dai! Su, decora insieme a me, decoriamo! Dai, decora insieme a me! Degli errori tu puoi far, se rifletti li puoi rimediare! Sto giocando con il mio disegno, vedi? Vorrei poter davvero giocare con i miei disegni! Quanto mi piacerebbe poter giocare con tutto quello che disegno! Ehi! Vuoi giocare con me a fare finta? Facciamo finta di poter entrare dentro il foglio e poi disegnare e giocare con tutti i disegni! Voglio disegnare così tutto ciò che piace a me. Io disegnerò e con me lui giocherà. Una mela mangerò, un tamburo suonerò, una nuvola nel cielo, sull'arcobaleno camminiamo. Tutto quanto voglio disegnar. Voglio disegnar così tutto ciò che piace a me. Non è stato grandioso? Amico, mi è venuta un'idea fantastica! Posso far diventare il mio disegno ancora più speciale e brillante con i lustrini! I lustrini! Metto un po' di colla sul foglio, agito ed ecco come brilla! Oh, adesso sì che è molto più brillante! Sai che faccio? Aggiungo ancora un po' di lustrini! Agito, brilla di più! Forse posso metterne ancora un po'? Agito! Ops! Sono finiti! Direi che possono bastare!
è molto, molto più brillante di prima. Vado a metterlo al mio posto. Mi piace disegnare, mi diverto. E a te? A te piace disegnare? Ciao, ciao, disegno. Ci vediamo dopo. Daniel, Daniel, vieni nel mio negozio. Va bene. Ciao, Daniel. Che bella sorpresa mi hai fatto. È un grande piacere vederti nel mio negozio. Wow, guarda che bel dinosauro. C'è anche il trenino e la bambola e il robot. Ma che tipo di negozio è il tuo? Questo negozio di tutto un po'. Che cosa vendi? Un po' di tutto. Oh, mi piace, un po' di tutto. Ehi, posso fare un cartello per il tuo negozio? Così lo vedranno tutti. Mi sembra un'ottima idea, Tigrotto. Al lavoro. Vieni con me. Puoi aiutarmi a scegliere i colori per il cartello. Mi raccomando, il cartello deve essere grande. Già, dovrà essere grandissimo. D'altronde dobbiamo disegnare... un po' di tutto. Giusto, e un po' di tutto è un sacco di roba. Serve spazio. Ecco qua. Allora, c'è il treno, la locomotiva e... Che forma hanno i vagoni del treno? Ah già, rettangolari. Ciuf ciuf. Io sto facendo un robot. E qui disegno un dinosauro verde con una coda lunghissima. Roar! E io metto anche un bel tamburello marrone rotondo. Oh, così va bene. C'è di tutto un po'. Abbiamo messo un po' di tutto? Sì, ma credo che il cartello debba essere molto più splendente, Tigrotto. Così tutti i nostri amici potranno notarlo. Forse dovremmo mettere dei lustrini. Sì, lustrini, lustrini, lustrini. Hai avuto un'idea grandiosa, Elaina. Mettiamo un po' di colla qui. E poi i lustrini. Ehi, dove sono finiti i lustrini? Oh, no, 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 no. Che succede? Qual è il problema, Elaina? Maestra Harriet, volevo usare i lustrini per far risplendere il mio cartello, ma sono finiti tutti. Eppure il contenitore era pieno questa mattina. Ho consumato io tutti i lustrini quando ho fatto il disegno della mia famiglia. Cosa? Hai usato tutti i lustrini? Sì, scusa tanto, Elaina, ma non l'ho fatto apposta. So che non l'hai fatto apposta, Daniel, ma... Le cose puoi far, ma le altre persone devi pensare. I lustrini li usano anche gli altri bambini per i loro lavoretti. Sì, infatti servirebbero per il mio cartello. Però adesso non ci sono più lustrini per te perché li ho consumati tutti. Ti chiedo scusa. So che sei dispiaciuto, Daniel. Pensaci la prossima volta. Su, andiamo ad appendere il cartello al negozio. Va bene. Elaina, sì! Ciao, amico. Come stai? Sto suonando il triangolo, vedi? Boom, boom, boom! Suona con me! Entriamo in casa a suonare! Seguimi! Boom, chica boom, chica boom! Suono in alto! Suono in basso! Suono dietro le schiene! Ehi, c'è il mio papà in camera di Margaret! Forza, andiamo a suonare per lui! Boom, chica boom, chica boom! Blim, 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 blum! Papà, vuoi sentire la nostra musica? Boom, boom, boom! Shh, non ora, Daniel! Margaret deve dormire! Mettiti giù, Margaret, dormi! È l'ora della nanna! Margaret, la nanna! Vieni in braccio da me! Scusa, Daniel, potresti venire in soggiorno con me, per favore? Va bene, andiamo! Mamma, senti la nostra musica! Boom, boom, boom! Ascoltatemi, vi prego, smettetela di suonare i vostri strumenti! Margaret non riesce a dormire! Non siamo noi a tenerla sveglia! Noi stiamo suonando della musica! Sì! Ma è proprio la vostra musica a tenerla sveglia. È molto importante per i piccoli riposare. Le cose puoi far, ma le altre persone devi pensar. Le cose puoi far, ma le altre persone devi pensar. In questo momento quello che vorrei fare è suonare il tamburo, ma Margaret deve fare la nanna. Sì. Hai ragione, dobbiamo smettere di suonare gli strumenti, anche se mi sto divertendo con il triangolo. Potremmo continuare a suonare più tardi. Questa mi sembra una buona idea. Io vado di là. Margaret sta dormendo. Sì. Grazie, avete fatto i bravi. Va bene, papà, ma che gioco possiamo fare? Potete fare tutto quello che volete, bambini. L'importante è che in casa ci sia silenzio. Allora potremmo andare a suonare fuori. Sì. Oh, volevo dire... Sì. Così in casa non disturbiamo, mentre fuori possiamo giocare come vogliamo. Andiamo in giardino a suonare. Vieni con noi. Aspetta, devo andare in bagno prima. Va bene, ma cerca di sbrigarti. D'accordo, Daniel. Lascio qui il mio tamburo, andiamo.
Uish! Guarda il mio mantello! Ne prendo uno anch'io! Oh! Ta-da! Andiamo a giocare! Guardami! Uish! Forza! Uish! Arriva Super Elaina! Io possiamo urlare qua fuori! Prima di tutto devo lavarli! Soltanto per finta! Lavo, lavo, lavo! Mi fai il solletico! Lavo, lavo! Fatto! Ora devo sciacquare lo shampoo, pronto? Sciacqua! Ecco fatto! Bene, adesso? E adesso la parte più divertente! So già che pettinatura farti! E cioè? Spettinati! No, aspetta! No, troppo difficile! Forse ricci! Oppure, che ne pensi di una bella cresta? La cresta, dici? Sì, tutti dritti in testa come degli aculei di un riccio! Non importa, mi è venuta un'idea migliore! Ecco! Con questi fermagli... E anche questo e quest'altro... Oh, questo è stupendo! Oh, fermo! Stavo dimenticando! Torno subito! Va bene! Mi piacerebbe vedere qualcuno con questa parrucca! O con questa! O con i nastri e fermagli come me! Ci sono molti diversi tipi di stili! Ehi! Vuoi giocare con me a fare finta? Facciamo finta di provare acconciature di tutti i tipi e colori? Su Taigi! I capelli puoi col tuo stile cambiar, tu come li vuoi vedrai che li avrai. Con la cresta o biondi, pieni di lustrini, con i tuoi capelli tutto possiamo far. Sei un pagliaccio così! Voglio cambiar! Verdi, scuri, tanti color, tante forme noi facciamo. Capelli trasformiamo, il tuo stile infine vedrai, noi troviamo. Non è stato grandioso? Sono tornata. Pronto per il tuo nuovo taglio? Uno, due e tre! Che cosa sembro? Guardati allo specchio. Sembro diverso da prima. Troppo diverso. Perché non ti piace? Sì! No, non lo so. Hai mai fatto un taglio diverso dal solito? E come ti sei sentito? A quanto vedo hai un'acconciatura diversa, proprio come ho fatto io. Che cosa ci siamo detti riguardo a quando si cambia qualcosa nel nostro aspetto? Puoi cambiare i capelli oppure i vestiti, ma sei tu. Già, io sono sempre Daniel dentro di me. È proprio così. Tu sei sempre Daniel pieno di fantasia che conosco e che amo. Ma con una nuova acconciatura buffa. Ho capito, io sono sempre Daniel. E io sono il principe Mercoledì con dei capelli bizzarri. Bopsi, 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 bop. Già, tu sei sempre il mio cugino Mercoledì. Sei così divertente. Posso provare la tua parrucca? Certo, facciamo cambio. Grazie. Grazie. Ta-da! Daniel, tu sei sempre tu, vero? Io sono sempre Daniel. E tu chi sei? Io sono sempre il principe Mercoledì. Ehi, che ne dite di me? Ta-da! Sei la solita Chrissy! Preparati, dobbiamo andare. Quack, quack, quack. Io non sono Daniel, sono un'anatra. Allora ti parlo in anatrese. Quack, 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 quack. Che cosa hai detto, mamma? Ho detto, mettiti il cappotto, dobbiamo andare all'ufficio postale. Andiamo in posta? Dobbiamo prendere un pacco? Indovinato! Magari è per me! Faccio in fretta allora! Andiamo nella mia cameretta! Qua, qua, qua! Sono grande, posso scegliere da solo i vestiti! A me piace il mio bellissimo maglione rosso, è il mio preferito! Ehi, dov'è il mio maglione rosso? Tu lo vedi? No. No. Nella mia cassettiera non c'è. Oh, maglione rosso! Hai visto da qualche parte il mio maglione rosso? Non riesco più a trovarlo. Mamma!
Che cosa c'è, Daniel? Il mio maglione rosso non c'è più, è sparito. No, non è sparito. Davvero? E dov'è allora? Era sporco, così l'ho messo in lavatrice. Ma io voglio mettere il mio maglione rosso, è il mio preferito. Io lo metto sempre, non vedi? Beh, perché non metti un maglione diverso oggi? Un maglione diverso? Daniel, lo so che adori il tuo maglione rosso, ma dovresti provare anche a mettere altri indumenti. Beh, ma ho sempre messo il maglione rosso, quindi se non posso metterlo, io non mi sento più io. Ascoltami. Puoi cambiare i capelli oppure i vestiti, ma sei tu, sempre tu. Puoi cambiare i capelli oppure i vestiti, ma sei tu, sempre tu. D'accordo, proverò a mettere qualcos'altro oggi. Bravo, sono fiera di te. Un maglione diverso. Allora oggi proverò questo, blu, come quello di papà. Bene, vieni, ti aiuto. Ecco, ora guardati allo specchio. Wow, solo che sembro così diverso. Sì, forse sei diverso, ma dentro di te sei sempre Daniel. Puoi cambiare i capelli oppure i vestiti, ma sei tu, sempre tu. Mamma, che stai facendo con il mio cappello da anatra? Qua, qua, qua. Io sono la signora anatra. No, tu sei la mia mamma. Hai ragione, sono sempre la tua mamma, anche quando indosso un cappello da anatra come questo. E io sono sempre Daniel, anche quando indosso un maglione blu. Ora sei pronto ad andare in posta? Prontissimo! Andiamo! Ciao, Tram! Ti piace il mio nuovo maglione? È blu! Non è rosso, vedi? È blu! Le cinture! Portaci all'ufficio postale, per favore. Noi stiamo andando in posta, chissà cosa ci sarà. Vuoi venire insieme a me, insieme a me?